Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo per la prima volta un ebook e non un libro. È un saggio anche questo, molto interessante e appena pubblicato dall'editore Passerino. Il titolo è Navi e porti della Badia di Cava e l'autore è Alfonso Mignone, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola per non rubargli tempo e per ascoltare cosa ci racconta di questi navi e porti della Badia di Cava. Prego, Alfonso, a te la parola. Maurizio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie mille per questa opportunità. So che ovviamente le persone che sono invitate presso il tuo blog sono professori universitari e autori di libri sul Medioevo. Io ovviamente non sono uno storico, sono un appassionato di storia marittima e ogni tanto, come tu ben sai, cerco di approfondire gli argomenti meno conosciuti della storia marittima, ovviamente mi concentro nel Mezzogiorno italiano. Infatti, io sono di Salerno e il libro ovviamente narra le vicende storiche di un complesso abbaziale molto importante che si trova nella provincia di Salerno, che i medievalisti sicuramente conoscono, che è l'abbazia della Santissima Trinità di Cava, che nel contesto geografico in cui si trova ora attualmente nel comune di Cava dei Tirreni, che non è proprio un comune marittimo, ma per la storia di questa abbazia è una storia molto importante, molto poco conosciuta, ma è una storia davvero affascinante, perché questa abbazia era riuscita ovviamente ad avere un'espansione territoriale molto importante e soprattutto la possibilità di poter sfruttare la risorsa mare, perché non era, diciamo, un'esperienza solitaria, perché anche altri monaci, altre abbazie avevano capito che la navigazione marittima fluviale poteva servire ai loro bisogni. Quindi trattasi di un commercio a sé stante, non un commercio come quello che possiamo considerare quello ufficiale a scopo di lucro, perché ha visto come protagonista le famose repubbliche marinare, ma un commercio che, usando una espressione latina dagli autori che ho approfondito, è pro necessitates fratus, qui fratorum, quindi praticamente i bisogni dei monaci. E soprattutto la possibilità di scambiare i prodotti della terra, i prodotti genuini della terra. Sappiamo che comunque la provincia di Salerno in epoca medievale fu anche in gran parte bonificata, e qui a questo ovviamente diedero un contributo importante anche questi monaci. I prodotti della terra che ovviamente vengono scambiati con l'Oriente. Perché con l'Oriente? Perché l'abbazia comunque ha bisogno di procurarsi delle materie prime che servono ovviamente alle cerimonie religiose o tutto quello che insomma si ha bisogno, che ovviamente le può trovare in Oriente. E come avviene ovviamente nella logica degli scambi, in Oriente, sia nel Regno di Gerusalemme, sia nei piccoli staterelli del Mediterraneo, dove vi erano ovviamente califfati o altri piccoli stati islamici, andava molto di moda la ceramica. Quindi la ceramica che era prodotta a Vietri, che era comunque una località nei possedimenti dell'abbadia, così come i prodotti della terra. I prodotti del sud del Meridione d'Italia erano molto richiesti anche lì. E non dobbiamo dimenticare un aspetto importante: non si tratta solo di navigazione commerciale, ma anche di navigazione a scopo diplomatico. Infatti, anche se è ancora controversa, si può dire, la natura della origine degli ospedalieri di Gerusalemme, noi sappiamo che comunque
grazie a questo personaggio storico, sì, ma anche mitologico, come fra Gerardo da Sasso da Scala, a Gerusalemme riesce ad avere degli ospedali, e sicuramente anche i monaci benedettini con le loro navi partecipano a quella che in minima parte possono essere i passaggi che magari i pellegrini potevano avere in Terra Santa, e anche ovviamente la relativa ospitalità che ricevevano in questi ospitali. Quindi sicuramente il motivo diplomatico è anche quello che permette all'abate Benincasa nel 1181 di avere addirittura un porto franco a Tiro, quindi in uno dei porti più importanti del Regno di Gerusalemme. E stiamo parlando ovviamente di un documento che è sancito legalmente da un grande personaggio come Guglielmo di Tiro, che era il cancelliere di Re Baldovino IV, il Lebbroso. È molto interessante questo documento perché fa dell'Abbazia della Santissima Trinità una importante realtà internazionale, perché ovviamente questi diplomi di libera navigazione saranno poi concessi alle grandi città marinare. Le avrà Amalfi, le avrà Pisa, le avrà Genova, le avrà Venezia, perché contribuirono sia militarmente sia per il trasporto truppe, quindi per un semplice passaggio, a fornire vettovaglie e soldati per le guerre di quel periodo, le crociate. Quindi è importante segnalare questo privilegio ottenuto anche dall'Abbazia di Caro, perché trattasi ovviamente di una realtà non militare, trattasi di una realtà sicuramente non commerciale, però trattasi di una realtà che viene vista in modo positivo, ha una sua autorevolezza proprio perché riesce a coniugare comunque una forte di venerazione spirituale per quelli che sono ovviamente i contenuti, ma si rende utile perché tutti sanno che i benedettini sono dei monaci che ovviamente non solo si limitano ovviamente all'attività spirituale e religiosa, ma hanno la cultura del lavoro, e la cultura del lavoro e dell'assistenza con questa esperienza la notiamo non solo nella coltivazione della terra e nella gestione degli ospedali in Terra Santa, ma anche quella di esercitare ovviamente delle attività marittime. Non dobbiamo dimenticare che oltre al trasporto delle vettovaglie c'è anche ovviamente la pesca, c'è la gestione delle tonnare che possiamo trovare ovviamente in Campania, in Puglia, ma anche in Sicilia, perché sempre grazie all'abate Benincasa veniamo a sapere addirittura che il re normanno Guglielmo II, attratto da questa importanza dell'abbazia di Cava, richiede 100 monaci per la nuova abbazia di Monreale a Palermo. Quindi i monaci ovviamente riescono non solo ad essere protagonisti in Sicilia a livello spirituale, ma riescono ad ottenere addirittura degli spazi per poter utilizzare le loro piccole navi nel porto di Palermo e poter gestire delle tonnare nell'isola delle femmine. E quindi possiamo dire che vale la logica del dout des, insomma, c'è una collaborazione tra potere religioso e potere, diciamo, imperiale, reale. Non dobbiamo dimenticare poi che un altro personaggio importante è l'abate Balsamo. L'abate Balsamo è un abate che va ricordato per due aspetti importanti. Innanzitutto è uno dei pochi ad essere legato di fraterna amicizia con l'imperatore Federico II. E quindi, e soprattutto è colui che riesce a regolamentare l'attività dei porti di Vietri, Fondi, eccetera,
che sono ovviamente porti della costa amalfitana, e quindi il registro di Balsamo è conosciuto ovviamente dagli storici come quel registro da cui si può capire effettivamente quali sono gli attracchi, da quali posti arrivano le navi a Vietri, che dobbiamo ricordare è il porto di armamento principale dell'abbazia Carenza, e soprattutto le tariffe che gli vengono applicate. Quindi è un documento di eccezionale importanza, perché ci fa capire quali sono le notizie del traffico di questi porti, che ovviamente avevano anche un altro importante vantaggio sugli altri porti: avevano tariffe più basse rispetto ai porti in concorrenza statali, e ci fa capire effettivamente come ci fosse una rete di cabotaggio da Vietri fino alle terre del Cilento. Quindi stiamo parlando comunque di un territorio vasto, perché l'attuale provincia di Salerno è la seconda per estensione in Italia più vasta, e quindi ci fa capire effettivamente come questi rifornimenti avvenissero, approvvigionamenti e rifornimenti avvenissero di nave, anche perché è bene ricordare che non era molto semplice da terra raggiungere ovviamente il Cilento o la costiera amalfitana, e quindi questo ha permesso ovviamente di aguzzare l'ingegno e di utilizzare dei mezzi di trasporto alternativi. Ma quello che si nota è che un altro porto che ha una sua valenza strategica è quello di Focesele, nel territorio ovviamente dove sorgeva l'antica Pestum. Ebbene, il Sele è un porto fluviale strategico, perché mette in comunicazione il Mar Tirreno con l'entroterra e quindi da lì fino al Mare Adriatico. Quindi riesce ad esserci addirittura un retroterra logistico, e fa in modo che comunque vi sia questa penetrazione nei mercati interni, e questa possibilità di esportare i prodotti al di là dell'Adriatico. Però, a mio avviso, la cosa più importante da far notare è il rilievo internazionale della Badia di Cava, un rilievo internazionale forse poco conosciuto. Lo chiamo così proprio perché nelle vite degli abati, raccontata da vari autori, che poi troverete nel corso del testo, si riesce a carpire proprio quali erano le rotte che venivano perseguite. Stiamo parlando ovviamente del Maghreb, quindi dell'Africa del Nord, la rotta praticamente verso Malta, verso Creta, verso Cipro, è ovviamente la rotta che porta alla Terra Santa. E l'unica cosa a cui manca, e sottolineo anche nel libro, purtroppo dei ritrovamenti archeologici che ci fanno capire quali siano le tipologie di imbarcazioni. Solo i documenti che abbiamo in possesso ci fanno capire che venivano utilizzate le saettie. Le saettie sono osaette, sono delle piccole imbarcazioni veloci sul modello della galea, ma possiamo sicuramente dire che esse potevano tenere una navigazione di cappotaggio, ma qualche dubbio c'è se queste potessero ovviamente navigare in acque diciamo che all'epoca erano internazionali, come quelle del Mediterraneo, insomma. Quindi anche per la pericolosità del mare, la pericolosità dovuta ovviamente alle incursioni dei pirati musulmani. Ma i primi studi fatti su questa navigazione sono un misto della storia e leggenda, quindi anche i racconti che vengono fatti nelle vite dei santi, e soprattutto le ricostruzioni fatte dal più grande storico della Badia, il Paul Bullion, e ci aprono scenari davvero interessanti, insomma. Quindi stiamo parlando non di una piccola realtà, ma di una realtà importante, soprattutto per il contatto che aveva con il papato. Non possiamo dimenticare che Urbano II, il famoso papa che diede avvio alla crociata, era legato a Cava. Infatti nella strada d'ingresso che porta all'abbazia c'è anche una statua del papa Urbano II.
E non dobbiamo dimenticare come ovviamente i Longobardi prima e i Normanni poi nutrivano una sincera venerazione per questi monaci, tanto da ovviamente donargli questi possedimenti sia a terra che a mare. Ma direi troppo. E quindi come se uno volesse acquistare il tuo ebook, come può fare? Allora, l'ebook ovviamente basta andare sul sito dell'editore Passerino, oppure col titolo Navi e porti della Badia di Cava c'è su Amazon. Ovviamente, vista le richieste, abbiamo pensato anche di poter fare in modo che chi lo voglia cartaceo possa ordinarlo anche in questo modo. E ovviamente corredato da illustrazioni, per quel poco che ovviamente possiamo sapere, e in alcuni punti, per non annoiare il lettore, c'è anche qualche aneddoto particolare su qualche abate che raggiunge anche la santità. E in copertina ovviamente c'è l'abate Costabile, diventato poi santo, che è il fondatore di Castellabate, che diventa poi in Cilento la Cava 2. E lì lo vediamo in tutta la sua potenza compiere un miracolo, si racconta di questi più miracoli, perché salva la nave dell'abbadia da una bonaccia, da una tempesta e dalla prigionia successiva, quando, sempre per motivi di commercio, la nave guidata dal monaco Giovanni, che è poi anche un monaco proveniente dal Ducato di Amalfi e atranese, proprio stare a specificare che comunque viene tenuto in gran conto l'abbadia dai marinai atranesi, ma anche l'abbadia tiene in gran conto ovviamente le capacità marinare dei marinai del Ducato. E insomma, San Costabile in sogno riesce a operare questi miracoli e soprattutto di salvaguardare la vita a bordo dei marinai. Infatti diventa poi il patrono dei marinai dell'abbadia, sia ovviamente quelli sia quelli laici, ovviamente non ci sono contratti di arruolamento, e quindi non si può ovviamente evincere qual è il personale navigante dell'abbadia di Cava, ma noi crediamo che non siano solo dei monaci, perché storicamente riusciamo ad avere notizie sulla presenza di Magister Navis, che erano coloro che praticamente prendevano il comando delle imbarcazioni, sicuramente con la veste monacale, ma vi erano sicuramente anche dei marinai laici che venivano arruolati dalle terre limitrofe. Non sappiamo effettivamente queste navi se erano di proprietà, se erano noleggiate, e dove venissero costruite. Possiamo ipotizzare, ovviamente, essendo presenti comunque sia ad Amalfi che a Salerno dei veri e propri degli arsenali, e soprattutto nelle altre località marinare degli Scaria, quindi dei piccoli cantieri navali di carpenteria navale sulle spiagge, è facile immaginare che queste venissero costruite lì appositamente su commissione dell'abate. Possiamo fare solo ipotesi, ripeto, perché non esistono ritrovamenti archeologici, non esiste una documentazione riguardante ovviamente gli indagi. Sappiamo qualcosa dai registri di Balsamo e di Tommaso, che sono due abati che hanno molto meticolosamente registrato tutte queste notizie, perché ovviamente rientravano nell'alveo di tutte quelle che erano i conti di gestione dell'abbazia di Cava. Quindi un po' la logica, un po' l'accostamento con la storia di altre realtà marinare dell'epoca ci mettono in condizione di supporre che effettivamente queste navi venissero costruite su commissione. La realtà della badia oggi? La badia di Cava dei Tirreni è una realtà che meriterebbe, a mio avviso, di essere patrimonio UNESCO. Meriterebbe sicuramente di essere ricordata come un centro di eccellenza, e soprattutto credo che possa essere definita la Cluny del Mediterraneo.
Stiamo parlando ovviamente del fondatore Alfredo, il primo abate, era un monaco cluniacense e sicuramente dal punto di vista dello spirituale, dal punto di vista dei precetti, Babbadia di Cava si può chiamare più cluniacense che benedettina. Cluny ovviamente è una realtà importantissima, ma non è sul mare. Invece l'abbadia di Cava riesce ad avere questo vantaggio e riesce ovviamente a, usando le parole che tante volte illustri studiosi del Ducato di Amalfi hanno utilizzato, riesce ovviamente a fare un commercio triangolare tra il Mezzogiorno d'Italia, il Nord Africa e l'Oriente, quindi l'Outremer, il Levante, quindi e il commercio unitamente agli scambi diplomatici, a mio avviso, ne fanno veramente una realtà che nasconde ancora tante altre sorprese, perché sicuramente chi vorrà approfondire troverà un nesso tra Abbazia di Cava, Ordine degli Ospedalieri e soprattutto capirà come non solo ci sia un'importanza dal punto di vista degli studi inerenti l'economia del mare del Medioevo, ma soprattutto ci fa capire come questa realtà avesse anche dei buoni rapporti anche con i musulmani. Non dobbiamo dimenticare che commerciare con l'Oriente significava ovviamente mantenere dei buoni rapporti. Sicuramente avrà inciso anche un altro fattore, le rotte che sono state aperte dagli amalfitani, perché come sappiamo gli amalfitani, a differenza dei pisani, genovesi e veneziani, nel Mediterraneo avevano questo privilegio di avere le uniche navi cristiane che non venivano attaccate dai pirati, proprio per il buon rapporto che c'era, tranne ovviamente pochi casi isolati. Non ricordiamo di scaramucce in mare tra navi amalfitane e navi musulmane, tranne quando ovviamente, come ben sappiamo, bisognava tutelare gli interessi della casa madre di Amalfi, ossia Bisanzio. Ma questo lo abbiamo fino a quando ovviamente Amalfi non diventa un ducato indipendente. Quindi penso che anche dal punto di vista geopolitico Amalfi spiana la strada a Cava dal punto di vista commerciale. Poi è tutto merito ovviamente della saggezza, della corretta gestione dei monaci, riuscire ovviamente a espandersi. La crisi invece che avviene poi dopo il 1300 è una crisi interna. La città regia di Cava vuole diventare indipendente, con l'occupazione degli Angioini prima e degli Aragonesi poi, ovviamente Cava comincia a perdere il suo potere, proprio perché cambia proprio radicalmente il modo di gestire il potere. Insomma, non vi è più un abate indipendente, ma vi sono abati che vengono nominati dal potere temporale. Fino a che ovviamente questi porti cominciano prima ad essere ceduti, poi dati in locazione e poi persi per sempre dopo il 1500. Ma rimane una bellissima pagina di storia, perché le mie ricerche hanno permesso ovviamente di ricostruire una realtà poco conosciuta anche da noi nel territorio salernitano. Però devo dire che dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento vi è stato chi comunque ha approfondito questi studi, e tra l'altro anche un personaggio illustre, niente poco di meno che il fondatore della Lega Navale Italiana, il Jack Labbolina, ha fatto un articolo uscito ovviamente sulle riviste dell'epoca, sull'abbadia. È il momento in cui si riscopriva Amalfi e parallelamente si riscopriva anche la storia marinara di Salerno, e la storia marinara di Cava ne è una diretta conseguenza. Quindi direi che in Campania possiamo annoverare Cava e l'Abbazia della Santissima Trinità come una realtà marinara sui generis, ma sempre una realtà marinara.
È molto interessante. Del resto abbiamo un esempio anche nel Monte Athos. Nel Monte Athos vi erano i monaci atoniti che praticamente grazie ai rapporti con Amalfi avevano ottenuto il privilegio di una nave per commerciare con Bisanzio. Quindi stiamo parlando di due esperienze molto simili. E sempre ovviamente con ottenimento di porti franchi e ovviamente a patto che il commercio non fosse a scopo di lucro. Che poi fosse rispettato questo, che poi fosse rispettato questo, fossero rispettati questi parametri, questo non lo possiamo sapere. Comunque dimostra un'operosità e una visione molto interessante e sicuramente da approfondire ancora, cioè credo che sia un filone di studi da riprendere assolutamente su tutta quell'area. Sì, assolutamente sì, perché ovviamente parte di questi porti oggigiorno sono porti turistici, porti per la maggior parte dediti ovviamente alla nautica da diporto, alcuni sono porti di cabotaggio per il trasporto marittimo locale. L'unico che rimane dal Medioevo ai giorni nostri, con la stessa ovviamente tipologia di sfruttamento, è Cetara. Cetara era un porto peschereccio all'epoca, la marina cetarese è ancora rinomata per la pesca, quindi una tradizione che nel tempo si è consolidata ed è rimasta tale. Senti, allora io direi che a questo punto non dobbiamo svelare altro perché devono andare a prendersi le buche su Amazon o sul sito dell'editore e quindi ricordiamo il titolo che è Navi e porti della Badia di Cava di Alfonso Mignone, l'editore Passerino Editore. Il sito è semplice www.passerinoeditore.com e io non posso che ringraziare Alfonso per averci svelato questa interessante vicenda del porto della Badia di Cava dei Tirreni. Grazie Alfonso. Grazie anche a te per la vicinanza e per l'opportunità. Ma ci mancherebbe. Caro saluto. A voi.